Ultima curva, qualifica. Buono, buono, sono uscito bene, dai. Ho migliorato 5 decimi. Sul traguardo in 42 qualcosa. Pole in India, non ci credo. Pole in India, dove la mia pista è proprio una delle piste dove faccio più fatica in assoluto. Allora, si può fare. Visto che è nuvoloso, media per la sprint. Cosa buona che Vignales è dietro, quindi se riesco a far bene allungo ancora. E daremo il via alla gara. È buona. Quel cazzo di Mir. E li frega tutte e due così. Sì, però il ritmo in gara non mi sembra tanto buono, non lo so. Non mi convinceva nelle prove. Però vediamo adesso. Poi cambia sempre qualcosa nella gara. Viene nuvoloso, c'è il sole, fa più caldo, cambia tutto. Ho sbagliato. Oh, largo! Che sono uscito forte con lo scia su bagnaia. Guarda come la prendono larga, male. Stava cadendo. No, che curva bastarda, non riesco mai a farla. Va.
Fanculo! Non frena sta cazzo di moto, cazzo! Devo frenare prima. Godo. Aspetta che non è ancora detta l'ultima. Non so se usci... No, esco... La prendo larga così esco più veloce. Guarda che infame maledetto. Diamo! Godo, vinta la sprint. Sì. Mentre i piloti compiono il giro di rientro, vediamo in... Molto bene, allora 40 gradi di asfalto. Quindi dura, si può dura anche dietro, no, dura media, si va fino in fondo. Siamo pronti per lo spegnimento dei semafori qui dal circuito di Boot, ancora pochi istanti e daremo il via alla gara. Non benissimo la partenza, non benissimo. Fanculo, è uscito bene, ah, potevo con la scia che è lunga qua, dai, dai. Perfetto, però io, cioè nel primo settore sono buono, primo e secondo sono buono, è l'ultimo che perdo e mi raggiungo. Ecco che tiene il ritmo.
E va dentro, però io... me la taglio davanti. Vaffanculo, stai dietro. Ah, vai a cagare. Vai a cagare. Ma cos'è sta roba? Va? Ma vaffanculo, va. Sto cambio di direzione di merda. Liga ancora lunghissima, le gomme... boh. Sbagliano sempre quel cambio di direzione lì, finiscono larghi e io ne approfitto, però Ducati oggi ne ha di più. E è comunque la prima forza sempre nel campionato. La gomma dietro sta andando. E manco ne siamo a metà gara. Si prendono! Si sono presi! Uno è caduto. Bagnai è caduto.
Guarda com'è crollato Mir, da pole a ottavo. L'usura sarà l'usura, deve sempre quella. È quella, è sempre quella la storia, le gomme. Vabbè, un piccolo taglietto ci sta. Sparito Mir. Mamma mia, Quartararo, ma che matto, un pazzo. Ancora due giri di sofferenza, la gomma dietro è andata dalla parte sinistra.
tutto un altro motore e però è staccata. Grande così, devo tenermi in secondo posto. Cazzata. Va benissimo così. Secondo posto grandioso, ciao a tutti. In attesa della tradizionale cerimonia del podio, vediamo insieme la classifica finale. Cerimonia del podio, vediamo. Al parco chiuso con i primi tre classificati, questo ragazzo potrà essere un po' deluso per non aver vinto, ma il suo è un secondo posto che lascia la consapevolezza di essere competitivi per il futuro. Sul podio sventola il tricolore Bastianini, ha saputo vincere una gara da vero campione tenendosi dietro tutti. Un vero trionfo!